Avrete sicuramente, stando sul web, sentito qualcuno parlare delle aziende che tracciano tutto quello che noi facciamo su di loro, sui loro social, e quindi parte la paranoia: se l'azienda sa tutto quello che fa, l'azienda mi conosce meglio di quanto mi conosce mia madre. E quindi ci stanno, lo fate anch'io, ma poi ci arriviamo, tutte quelle dietrologie complicate per cui oh no, l'azienda conosce tutto di me. Sì, è vero, ma per come funzionano i social è anche la cosa più normale che potrebbe succedere dietro. In che senso? Sigla e poi ne parliamo. Attualità, informatica, mondo del web. Questo e tanto altro su Occhio al Mondo. L'occhio attento a quello che ci succede intorno. Partiamo dalla parte facile. Un post su un social non è in un link, è memorizzato in un database. Un database, per quelli non addetti ai lavori, sostanzialmente è un file Excel. Lo so, programmatori all'ascolto, non è esattamente così. E ogni pagina, ogni foglio Excel all'interno di questo documento Excel ha un'utilità diversa. Però funzionano tutti nel medesimo modo. Ci sono delle colonne con delle righe che formano delle tabelle che servono per memorizzare dei dati. Quindi, quando voi mettete un mi piace, viene memorizzato sulla tabella mi piace la data del mi piace e l'utente che ha messo mi piace. Questo vuol dire che su quella riga è memorizzato il fatto che voi, quando tra 5 anni tornerete su quel video su YouTube, vedrete già il mi piace colorato e magari non vi siete neanche ricordati che questa cosa l'avete fatta. Per i commenti stessa cosa, voi avete la tabella commento con l'ID del post o l'ID del video o comunque qualcosa che identifichi il video all'interno della tabella, il vostro collegamento all'utente e il commento che avete lasciato. Questo è quello che più pragmaticamente si dice: l'azienda tiene traccia di tutto quello che fate, ma proprio per un motivo fisiologico ne tiene traccia, perché ha bisogno, finché funzioni tutto nella maniera più corretta, di tenere traccia di quello che avete fatto. E un conto è fare solo questa roba qui, un conto è poi tutto quello che ne consegue per quanto riguarda l'utilizzo di questi dati qua. Ma molto banalmente, qualsiasi sito su cui voi avete comprato, che voi avete accesso ai vecchi ordini, ha una tabella con memorizzato tutte le vostre azioni attive che implicano una modifica lato server. Tutto è memorizzato su tabelle e database, anche le vostre password, ho anche fatto una puntata a riguardo. Quindi il problema principe di queste memorizzazioni è quando queste memorizzazioni vengono date in pasto a un algoritmo che traccia quindi il vostro profilo in base ai vostri mi piace e inoltre richiede un ulteriore input di dati da parte del sito web. Molto banalmente, io ho la possibilità, a livello proprio di algoritmico, di HTML, di pagine web, di tenere traccia di quanto tempo state in una pagina e quando ve ne andate avere quel numero di millisecondi e passarlo all'algoritmo. Posso farlo, nessuno me lo vieta, la pagina è mia. Poi questa cosa se la dà all'algoritmo e magari voi siete anche loggati, se lo salvo ovviamente su una tabella tipo pagina e tempo di permanenza, che però questo non ha utilità pratica, cioè utilità unicamente di profilazione, perché in base al tempo in cui state sulla pagina di Giorgia Meloni lui capisce se vi piace Giorgia Meloni. Ma questo tipo di dati è troppo, cioè mi spiego meglio, questo tipo di dati, tenerli tutti non può essere fatto in modo normale perché voi state su 1000 pagine diverse, quindi gli appesantiresti la roba, il file in Excel, il database. Quindi qual è il piano 2? Salvarlo nei cookie, ed è il motivo per cui si chiedono i cookie di profilazione. Che non sono i cookie tecnici, attenzione, i cookie tecnici sono la lingua, il tema, cioè il tema scuro, il tema chiaro, i colori, eccetera, eccetera, quelli che non riguardano voi personalmente e che hanno un'utilità pratica all'azienda, ma sono una roba di tecnico, giusto per la grandezza del display, il font da voi scelto, che non è una cosa che è utile ai fini della profilazione. Invece, quante volte state su una pagina? Sì, e questi cookie di profilazione servono solo quando tornate sul sito da quella roba lì, e riguarda la profilazione. E questo possiamo dire che è una di quelle cose che l'azienda tiene in memoria, ma di fatto non è così. Lo tenete in memoria voi e potete cancellarlo quando volete. Però questo è un altro discorso sui cookie, eh? Cioè attenzione, quindi un'azienda, un social, un sito, un programma che ha comunicazione cloud, per forza ha in memoria ogni singola azione da voi commessa. Perché se voi togliete il mi piace, l'azienda ha due opzioni: o cancellare la riga, oppure settare alla fine della riga un ulteriore valore con scritto valido. Per
che così capisce quando è stato modificato e quando prima era valido o non valido. Però questa cosa non si fa con i mi piace, di solito si fa con i commenti cancellati o, come avete visto su Facebook, con la cronologia delle modifiche, perché la cronologia delle modifiche vuol dire che si salva una riga in più su database, semplificando molto, per ogni modifica fatta. Questo serve principalmente appunto per vedere la cronologia modifiche, che di per sé non è neanche così brutta come idea. È più brutto su Facebook quando retrodati un post, vaffanculo. Quello lì, ho predetto che sarebbe successo. Certo, l'ha scritto, poi ha retrodatato il post all'altro ieri grazie al allora. Comunque, questo è praticamente in soldoni circa più o meno quello che si intende quando si dice che un'azienda tiene traccia di tutto quello che fai. Sì, è vero, ma perché c'è un motivo dietro, perché proprio fisiologicamente i social funzionano così. E non stiamo neanche parlando di profilazione. Se hai delle domande, se non ti è chiaro qualcosa, ti prego, scrivi qua sotto nei commenti oppure entra direttamente nel gruppo Telegram, così ne parliamo vis-à-vis e nasce fuori qualcosa di interessante, magari così mi spiego meglio se non mi sono spiegato con audio abbastanza lunghetti. E detto questo, io ho già parlato abbastanza, vi saluto, vi auguro una buona giornata, condividete questa puntata con più amici complottisti che avete, così da rendermi popolare tra quegli ambienti lì, perché sto cercando di crearmi una nicchia tra i complottisti, così almeno, cioè, sai, loro condividono un sacco, quindi è comunque una cosa buona. E quindi grazie se lo farete, io vi saluto, vi auguro una buona giornata e ci vediamo a una prossima puntata. Attualità, informatica, mondo del web. Questo e tanto altro su Occhio al Mondo. L'occhio attento a quello che ci succede intorno.